Ok, andiamo. Nemici così, benissimo, caso, random, ottimo. Qua si trovano dei nemici diversi, quindi nemici nuovi. Qui ovviamente tutti rallentati. Guardate quanti danni mi fanno anche in seconda fila. Ovviamente Barret vi ricordo che non è influenzato dalla fila perché lui fa attacchi ranged. Guardate quanto è aumentata la barra di Cloud. Ovviamente la barra limit si riempie in base agli HP in percentuale. Quindi più HP. Anzi no, qua col Paudace teniamocelo in realtà. Lo sfrutteremo per il boss dopo. Tanto lo faremo vedere il boss. Ciao Rock! Lo faremo, vi farò vedere poi il discorso che vi ho anticipato prima. Una tifa in posizione particolare. Tra l'altro qui si possono farmare anche le pozioni, quindi in realtà farmare qui forse è un po' più utile rispetto al, diciamo, al normale. Ops, ho sbagliato. Devo fare così, vabbè. Allora, formazione, li riportiamo davanti a loro, perché adesso mi serviranno, che starà, mi serviranno appunto in posizione avanzata, perché dovranno fare danno. Un peccato la di questi Sepalom BTDS in un colpo solo, che culo. Ok. Nuova sezione, anche qua ci saranno incontri casuali, ovviamente. E però da qua si può salire in entrambe le direzioni. Possiamo salire di qua o di là. Di qua ci saranno altre zone che si possono guardare, ma ovviamente non c'è niente da guardare, non c'è niente da fare qui. È interessante perché qui possiamo ottenere, ovviamente, la possibilità di attaccare questi nemici. Ecco, mi hanno addormentato Tifa, a posto. Tifa, svegliati. Bravo, a posto. Non capisco perché bombardano solo Tifa, tra l'altro. Ovviamente mi sto conservando la limite di Cloud solo per una cosa personale, eh? Perché so benissimo che dovrei utilizzarla per farla progredire, ma avrò modo di far progredire le limite per conto mio, quindi non vi preoccupate. Incontri casuali in posti urbani civilizzati me li sono sempre immaginati come papponi vicino ai bidoni incendiati che contrattano. Eh sì, molto carina questa versione, soprattutto per chi la guarda, almeno. Ok, qui possiamo parlare con Jesse e con James. È stata la tua tessera, Cloud. Devo aver esagerato. Ci ho messo tutta me stessa nel farla, ma ho fallito. Qui invece dove si va? Oh, c'è un condotto.
e noi invece torniamo indietro. Vedete, Jessie è sparita e possiamo andare di qua. Se andiamo di qua, guardate dove spuntiamo. Oh oh, nuova zona. Tenda che ci viene data in prossimità di un cristallo. Perché? Perché giustamente il gioco ci sta dicendo: ehi, guarda, usa la tenda, curati, perché qui ci sarà qualcosa che dovrai fare. A noi non ci interessa in realtà. Salviamo, ma tanto io già vi ho detto che questa fase la rifarò completamente da capo, perché devo farmare le limit. Ma per il bene della live andiamo avanti e ci fermeremo in un punto ben preciso. Allora, qui in realtà vediamo se riusciamo ad accumulare le limit con tutti. Sarebbe figo accumulare le limit con tutti per shottare praticamente il boss dopo. Ok, con Tifa l'abbiamo presa. Vediamo se attaccano Barret. E che credo che Barret non lo attacchino. Cioè, sti missili sono fissati con Tifa, non so perché. Non mi ricordo se c'era effettivamente una meccanica in particolare del perché effettivamente mi stanno shottando solo Tifa. Forse perché è la più gnocca e quindi la devono colpire in un modo o nell'altro. Ci sta. No, non credo siano i meno HP. Ma non so se c'era una condizione in particolare in realtà. Allora, utilizziamo la pozione. Utilizziamone due, così non la curiamo. Cioè, non utilizziamo la magia. Ok, e andiamo. Boh, antipatia probabilmente. Sì, potrebbe essere. Yahoo! Da qua si scende. Stessa sezione di prima, quindi reattore anche in questo caso. Quindi praticamente qua scene viste e riviste, proprio stessa identica cosa, nulla di più e nulla di meno. Non ci sono oggetti da recuperare, possiamo scendere tranquillamente. Tu, 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 tu. Anche qua stessa identica cosa, scendiamo. Ovviamente non salvo perché non ce n'è motivo. Eccoci qua. Piccolo mal di testa per Cloud. Oh, si vede una spada lì a terra. Papà, Sephiroth. È stato Sephiroth, non è vero? Sephiroth, Soldier, i reattori mago, la Shinra, tutti. Li odio tutti. Che bella Tifa Cowboy. Ehi, Cloud, datti una svegliata. Tutto bene? Tifa... Eh? No, non è niente. Piuttosto sbrighiamoci. Ok. Fatto? Fatto. Via. Sì, c'è anche la mod di Tifa Cowgirl e di tutti praticamente. Oh, nemici nuovi. Vabbè, scappiamo. Alla fine non mi interessa combattere qua. Già le limite ce le ho cariche, quindi va bene così. Ok. Il veleno mi rimaneva? Credo di no, ok. Non è la spada di skippage, assolutamente no.
E tra l'altro, Kadage OP, così giusto per ricordarvelo un pochettino, se ve lo siete scordato, io ve lo ricordo ovviamente. Ok, saliamo. Ma no! Che all'ingresso, giusto, giusto. Che all'uscita, anzi. Ma colpisci Barret, che gli dai la barra, che gli dai la limit. Bravissimo. Ah, minchia, gli manca un pochettino. Ora, noi dobbiamo salire da qua, perché non possiamo risalire da dove siamo scesi. Quindi dobbiamo fare la strada classica. Ascensore, anche qua. Forziere. Un altro etere, l'ennesimo etere. E qui adesso dobbiamo fare il minigioco che abbiamo fatto anche nel remake, ovvero premere i tasti tutti insieme. Jesse ha detto di premere tutti e tre i tasti contemporaneamente. Eh no. Niente, proviamo ancora. No, ho sbagliato. Niente, proviamo ancora. Ok. Sto colpo ce l'abbiamo fatto. È difficile perché qua non lo fa come nel remake che fa se no. Che tipo ti dice pronti, via. Qui vanno direttamente così, devi interpretarli tu praticamente. Dai, colpisci Barret. Niente, peccato. Qui c'è un altro save point, che ovviamente non mi interessa. E possiamo andare avanti. Eccoci qua. Perdi qua. E invece no. Guardie della Shira? No, mi dissocio da questa cosa. Merda, che sta succedendo? Una trappola. Una trappola? Eccolo lì, amico mio. Presidente Shinra? Che ci fa il presidente qui? Ah, così voi saresti quei... Com'è che vi chiamate? Avalanche, faresti meglio a ricordartelo. Ne è passato di tempo, presidente. Ci conosciamo? Oh, devi essere tu, l'ex soldier che si è unita ad Avalanche. Solo coloro che vengono esposti alla Mako hanno quella luce negli occhi. Dimmi, traditore, qual è il tuo nome? Cloud. Ti chiedo di perdonarmi, ma non posso ricordarmi i nomi di tutti gli agenti soldier. A meno che tu non fossi stato un altro Sephiroth, si intende. Ah, Sephiroth, era davvero grandioso. Anche per gli standard di Soldier. Probabilmente anche troppo. Sephiroth? Guardate come intiedreggia Cloud solo a sentire il nome di Sephiroth. Cioè, guardate già il timore che mette solo il suo nome. Ma chi se ne frega di sto Sephiroth? Tra un po' di questo posto non rimarrà più nulla. Goditi lo spettacolo. Oh, senza dubbio. Anche se li trovo eccessivi e decisamente troppo costosi questi fuochi d'artificio. Tra l'altro solo per sbarazzarsi di pochi vermi. Vermi? Tu dai a noi dei vermi? I vermi siete voi della Shinra, parassiti che stanno distruggendo il pianeta, e tu sei il re di questa banda di vermi. Con che faccia te ne stai l'impalato a insultarci? Spiacente, ma temo di essermi stancato della vostra compagnia. Sono un uomo piuttosto occupato, quindi se volete scusarmi, avrei una cena che mi aspetta. Sai che me ne importa della tua cena, io non ho ancora finito con te. Non temete, ho già predisposto tutto. Ho portato un amico per voi. Olè. Cos'è questo rumore? Che diavolo è quel coso?
Permettetemi di fare le presentazioni. Questo è un aereo sorvegliante, un prototipo di unità mobile. Si tratta dell'ultima meraviglia creata dal nostro reparto sviluppo bellico. Sono sicuro che le informazioni che ricaverà da questa battaglia ci saranno molto utili. Unità mobile? Eccoci! Bene, adesso devo proprio lasciarvi. Aspetti, presidente. Bello che lui gli dà del lei, nonostante tutto gli dà ancora del lei. Aspetti, presidente. Ehi, Cloud, dobbiamo fare qualcosa. Cloud, aiutaci. È un soldier questo affare? No, è solo una macchina. Non mi interessa cos'è, la farò a pezzi io. Boss fight. Sentite la host della boss fight modificata, che ovviamente adesso ho messo in pausa. Però, se vi ricordate quello che vi ho detto degli attacchi a tenaglia, ma soprattutto se vi ricordate quello che vi ho detto degli attacchi alle spalle, ovvero che gli attacchi alle spalle fanno sempre e comunque il doppio del danno. Quindi in questo caso noi attaccando alle spalle il nostro avversario faremo il quintuplo dei danni. Lui, questo in particolare, è l'unico boss che subisce questo moltiplicatore di danni alle spalle. Ed è fatto apposta, perché tu giustamente devi sfruttare la meccanica del boss per sconfiggerlo. E in questo caso la meccanica del boss è appunto subire gli attacchi alle spalle. Pensatela come una condizione Lufenia, no? Quindi attacco alle spalle, tipo più 10 del counter, e attacco invece frontale, diminuzione del counter, no? Mettiamolo un po' così. In questo caso, l'attaccare alle spalle questo tipo di avversario ci consentirà di fare il quintuplo dei danni normali. Quindi, limite, Tifa. Avete visto quanto gli ha tolto? 339 in una singola hit. Perché giustamente il danno è quintuplicato. Cosa succede però? Ogni volta che noi attacchiamo fisicamente il nostro avversario, lui farà contrattacco. Leggete, già lui proprio me lo sta facendo, contrattacco. Il che consentirà all'avversario di girarsi. Quindi il nostro scopo qual è? Attaccare, farlo girare, attaccare, farlo girare, eccetera, eccetera. Quindi immaginatevi con Cloud cosa potrebbe succedere se lo becchiamo alle spalle e facciamo la limit. Ah, in questo caso retromiraglia, quindi non si gira. Ok, e allora attacchiamo con Barret. Ora si è girato. Via. Limite di Cloud. Guardate i danni che riesce a fare comunque. 633. Funzione rotazione attiva. Contrattacco. Ora aspettiamo che si giri. Attacchiamolo di nuovo. Bastardo che fa la retromitraglia. Devi girarti. Devi girarti. Nel remake sì, assolutamente sì, era molto più tosto questo boss. Dobbiamo curare Barret, perché tra poco ci crepa. Ok, ha finito le munizioni, quindi non può fare più bombardamento. Vedete, 202. Ah, praticamente morto? Ah, ok, a posto, abbiamo finito. Vabbè, volevo fare anche la limit di Barret, però come avete notato bastano due limit fatte alle spalle e praticamente il boss è andato. Vi posso dire che questo boss tra l'altro può essere anche one shottato,
se riusciamo ad ottenere la limit di livello 3 di Cloud. Ma ottenere la limit di livello 3 di Cloud penso che sia davvero estenuante e non ne vale la pena ottenerla subito. Mi fermerò probabilmente alla limit livello 2 per quanto riguarda Cloud. Avremo modo poi di poter andare avanti, quindi non è quello il problema. Buona esperienza, ovviamente, 180 punti esperienza e 16 AP. Banda di titanio, nuovo equipaggiamento. E qui abbiamo sconfitto il boss. Anche perché comunque nel remake questo è un boss che si incontra a un livello avanzato del gioco. Qua invece è un boss iniziale, quindi è normale che è più debole. Il reattore sta per esplodere. Tifa, dobbiamo andarcene da qui. Barrett, non puoi fare niente. Niente, purtroppo. Cloud, devi vivere, non puoi morire. Ci sono tantissime cose che devo ancora dirti. Vedete che Tifa in realtà ha un sentimento per Cloud ed è palesissimo. Lo so, Tifa. Ehi, pensi che te la caverai? Altra risposta che potrebbe far piacere o no a Tifa. In questo caso faccio lo spavaldo, perché fare lo spavaldo ovviamente permetterà a Barrett di prendere più stima nei nostri confronti. Pensa a preoccuparti di te stesso, io me la caverò. E vedi di badare a Tifa. Va bene, scusa se mi sono comportato da idiota, vedete? Cioè, entra in soggezione, capito? Cioè, lo mettiamo in soggezione, quindi stiamo aumentando praticamente la stima, cioè Barrett sta aumentando la stima di Cloud. Smettila di parlare come se fossi spacciato. D'accordo. Allora, a presto. Geronimo! Sembra Silente che cade dalla torre di Hogwarts. Tutto a posto? Riesci a sentirmi? Sì. L'ultima volta ne uscisti praticamente illeso. Appena qualche graffio sul ginocchio. L'ultima volta? Stavolta come ti è andata? Riesci ad alzarti? L'ultima volta? Stavolta? Preoccupati del tuo corpo per il momento. Facciamo un tentativo. Eh sì, questa è la stessa scena che si è vista sul remake e che è molto più facile da intuire nel remake. Qui, ovviamente, nella versione originale del gioco non è spiegato bene, perché comunque si può notare dalla scritta di colore diverso sullo sfondo che in realtà non è un'interazione con un personaggio, ma è un'interazione con una voce nella testa. Così come abbiamo visto le interazioni di Cloud quando si toccava la testa e vedeva delle scritte in colore diverso, anche in questo caso le scritte sono in colore diverso. Però se prima avevamo un ricordo, qui ne abbiamo un altro. Il personaggio che sta parlando nella testa di Cloud è Zack, ovvero protagonista di Final Fantasy VII Crisis Core. Un personaggio che qui, nel gioco di Final Fantasy VII, non viene citato, o comunque viene fatto, o per meglio dire, viene citato forse in maniera non palese e molto, molto, molto superficiale. Mentre in realtà nel remake questa è una parte che è stata un pochettino più approfondita e la cosa mi è piaciuta. Proprio perché Cloud e Zack hanno una connessione. Hanno una connessione particolare. Per chi non lo sapesse, Zack ha, come dire, trasferito la sua volontà, no? La sua eredità di Soldier in Cloud. Cloud, ovviamente, intossicato dal mago e ovviamente anche ferito durante la fuga da Midgar che hanno avuto, che hanno fatto insieme a Zack, è praticamente convinto di essere Zack. Quindi noi stiamo comandando Cloud, ma in realtà è come se stessimo comandando Zack. E questo sarà un plot twist che ovviamente vedremo più avanti nel gioco e che ci aprirà la testa, ci aprirà la mente, ci farà capire tante cose
del gioco stesso. Ma fino a questo momento noi non lo possiamo sapere, anche perché il riferimento di Zack è ben preciso, ovvero l'ultima volta te la sei cavata con qualche graffio sul ginocchio, e si riferisce appunto alla fuga che hanno fatto da Midgar, perché Cloud è stato portato in salvo da Zack. E quando Zack ha portato via Cloud, lo ha trascinato, e trascinandolo ovviamente Cloud si è sbucciato i ginocchi. Ma oltre a quello, Cloud non ha subito danno, perché non è stato colpito. I soldati pensavano che Cloud fosse già morto, e quindi hanno soltanto ucciso Zack. E da lì si apre poi tutto il percorso che abbiamo visto su Final Fantasy VII. Però prima di tutto questo, teoricamente ci sarebbe da narrare Crisis Core, ovvero la storia di Zack, di come Zack ha conosciuto Cloud e poi come Zack si è sacrificato per il suo amico Cloud. Ah, si è mosso. Come ti senti? Grazie al cielo. Non avere fretta. Piano, con calma. Vedete Zack come lo sta guidando. Pronto? Lo so. Ehi, ma chi sei tu? Sentite? Cioè, Cloud, adesso che sta riprendendo coscienza, non capisce effettivamente di chi è la voce che sta sentendo, e quindi gli chiede: ma chi sei tu? Pronto? Eccola! Ti senti bene? Siamo in una chiesa dei bassi fondi, settore 5. Sei piombato giù dal cielo, mi hai spaventata. Piombato giù? Il tetto e i fiori devono aver attutito la caduta. Sei un tipo fortunato. Cioè, è caduto da un'altezza di non so quanti metri, e il tetto e i fiori hanno attutito la caduta. Cioè, lui tecnicamente si sarebbe dovuto sfracellare per terra. Letteralmente si sarebbe, cioè, l'avrebbero raccolto col cucchiaino tecnicamente dall'altezza con cui è caduto, però tecnicamente il tetto e i fiori hanno attutito la caduta. Ok, i fiori sono tuoi? Cioè, guardate come poi si è alzato tranquillamente, cioè non si è rotto un braccio, non si è rotto una gamba, la spina dorsale, la testa, commozione cerebrale, cioè niente. Cioè, non è successo niente, è fresco come una rosa. Mi dispiace. Oh, non preoccuparti, i fiori sono piuttosto resistenti. Inoltre, questo posto è speciale. Lo sai che erbe e fiori sono rarissimi a Midgar, no? Beh, qui invece crescono senza problemi. Che bella Eris. Mi piace qui, guardate che bello il modello del viso di Eris. Cioè, bellissima, veramente bellissima. Mi piace qui. Ok. Ragazzi, io direi che lo so che potremmo stare qui praticamente per tutta la nottata. Cioè, veramente farei letteralmente una maratona per quanto riguarda Final Fantasy VII, ma lo giocherei veramente tutto d'un fiato. Però è già mezzanotte. È tardino, bisogna andare a letto perché bisogna svegliarsi per poi produrre altra roba durante la giornata. Per cui io direi che con questa immagine di Eris che raccoglie i fiori, bella come il sole, veramente Eris, soprattutto nel remake, devo dire che Eris è bellissima. Cioè, veramente penso che la sua bellezza sia un qualcosa di pazzesco. Cioè, Tifa è buona, perché Tifa è buona, che è bella, bella corpulenta. Ma Aerith è stupenda. È veramente stupenda. Proprio in faccia, in viso, è bellissima. Veramente bellissima. Quindi, io ragazzi, veramente vi ringrazio di cuore per essere stati con me fino a quest'ora, per essere rimasti con me fino alla fine. È bello comunque poter parlare, è bello poter interagire comunque con la chat,
in generale per quanto riguarda questa esperienza che sarà Final Fantasy VII. Un'esperienza che comunque spero di poter condividere con più gente possibile, e spero anche che voi stessi siate contenti di questa esperienza, perché cercherò di arricchirla nel miglior modo possibile. Cercherò di darvi delle chicche, cercherò di darvi dei segreti, cercherò di darvi veramente tutti gli approfondimenti necessari per farvi conoscere veramente la storia di Final Fantasy VII. E dato che comunque Final Fantasy VII è il capitolo che a me piace di più in assoluto, ed è il capitolo che probabilmente mi ha segnato all'interno della mia infanzia, ci tengo ovviamente a mostrarvelo e a farvelo godere così come l'ho goduto io la prima volta. Quindi spero veramente di rivedervi settimana prossima, ovviamente giovedì. Faremo adesso da questo momento in poi appuntamento fisso il giovedì. Visto che comunque è andato molto bene Final Fantasy VII, cioè mi ha fatto piacere avere comunque un bel feedback positivo dalla chat, avere un bel feedback in generale del gioco. Quindi lo facciamo come appuntamento fisso. Quindi tutti i giovedì faremo Final Fantasy VII in Perfect Run. Quindi lo annuncio ufficialmente. Io in realtà oggi l'ho portato un po' come test, per vedere effettivamente se poteva interessare l'idea, se poteva piacere, se poteva essere, diciamo, un momento di aggregazione. E dato che è andato molto bene, veramente è andata molto bene questa live stasera, mi sono molto divertito e mi sono molto fomentato anche nel raccontarvi Final Fantasy VII, decido insieme a voi, quindi tutti voi presenti, che ogni giovedì facciamo appuntamento fisso su Final Fantasy VII. Quindi se volete venire in live per godervi la storia di Final Fantasy VII, sapete che il giovedì mi trovate qui a raccontare la storia di Final Fantasy VII. Detto questo, ragazzi, io vi auguro buonanotte. Ovviamente vi aspetto domani con il programma di Opera Omnia e poi, in base a come si svolge la situazione, continuiamo Horizon. Quindi, se ci dovessimo sbrigare troppo in fretta su Opera Omnia, continueremo Horizon Zero Dawn. Quindi diciamo che io vi do la buonanotte, vi ringrazio ovviamente per essere stati con me e vi aspetto domani con, al solito, alle 9, il qui presente Gio. Bye bye!